Siamo a bordo dell'Elan E5, disegno di Rob Humphrey per il cantiere sloveno Elan Marine, barca di 12 metri che si distingue con uno scafo con lo spigolo, due pale in acqua, un bulbo a T, tutto lo scafo in costruzione, in infusione sottovuoto, tutta la struttura è fazzolettata. La barca è una barca sportiva ma allo stesso tempo di facile conduzione. Le due pale in acqua permettono infatti un controllo assoluto in ogni condizione, anche di mare formato, in quanto la pala sotto vento rimane sempre immersa e c'è sempre pressione. Il disegno di questa barca si contraddistingue per un'ottima ergonomia del pozzetto, con le due ruote, con il passaggio al centro, con la poppa aperta, con delle panche ampie e molto lunghe, un passo avanti di facile accesso alla prua e una barca che poi si contraddistingue per un armo moderno con una randa molto grande e un fiocco da 107%, quindi un fiocco piccolo, quindi anche questo aiuta chiaramente la conduzione in equipaggio ridotto, nelle virate magari marito e moglie, senza pensare ad equipaggi numerosi o a navigazioni impegnative. Le 5 se ha l'Elan vicino alla linea E, poi c'è la linea S invece per chi vuole fare le regate, in quel caso la costruzione in vinilestra e l'attrezzatura di coperta da regata, mentre quella su cui siamo oggi appunto è l'imbarcazione E, quindi l'imbarcazione che se vogliamo è un po' per tutti. L'attrezzatura di coperta è tutta Arken, due winch per le drizze, due winch per il fiocco, due winch per la scottaranda, albero sempre passante, Selden, van rigido, avvolgi fiocco incassato Furlex, motore e un Volvo 40 cavalli cell drive. Gli interni sono disponibili sia tre cabine e un bagno oppure tre cabine e due bagni. La versione esposta qui al salone quest'anno è tre cabine e due bagni. La serie 5 verrà completata da un nuovo GT, un Gran Turismo, che verrà presentato, un 42 piedi, che verrà presentato al Salone di Parigi a inizio dicembre, quindi alla fine di quest'anno.